buonasera. Buonasera, una partita questa in cui hai dato molte risposte, hai già dato una parte a Ferrara, hai dato molte risposte a qualche critica che non ti era piaciuta, ti aveva magari disturbato, cosa è cambiato, cosa sta cambiando in te nella tua prestazione? No, ma io le critiche, faccio questo mestiere, il mestiere più bello del mondo, sinceramente non mi interessano. Ho sempre lavorato con fiducia, con consapevolezza dei mezzi e so che c'è solo in un percorso di crescita, fatto di alti e di bassi, quindi sicuramente i bassi aiutano ancora di più a crescere per me di queste partite qua. Quindi sinceramente dal mio punto di vista ero molto tranquillo, sentivo la fiducia del mister e quindi ho sempre lavorato forte in settimana, ho sempre cercato di dare il massimo, quindi dal mio punto di vista le critiche non hanno influenzato e sinceramente non mi interessa. Francesco, prego. Una partita in cui lei, specialmente nel finale, ha avuto anche l'occasione del 2-0, cosa è mancato per avere anche questa soddisfazione personale in più rispetto alle due prestazioni che ha fatto Ferrara oggi? Sì, diciamo che ci sono andato vicino, dai. La palla è schizzata, è rimasta lì, è stato anche bravo Carmen Secchi che me l'ho ritrovato proprio lì con le mani sulla palla, non sono riuscito a scavarla come avrei voluto, quindi speriamo che, meno male la partita che comunque abbiamo parlato di 3 punti, ma speriamo che la prossima volta vada meglio. Fabrizio. Sì, complimenti per la prestazione di oggi. Oggi siete scesi in campo con grandissima determinazione e grandissima convinzione. Da cosa nasce questa vostra, a questo vostro approccio alla partita? Ma penso che nasca dal mister, dalle sue idee, da come ci trasmette la sua grinta, la sua passione durante la settimana. Quindi penso che gran parte del merito è del suo. Poi siamo, come ho già detto prima, in un percorso di crescita, quindi tanti ragazzi questa categoria magari non l'hanno fatta, di conseguenza più avanti più riconoscono i propri mezzi, riescono a capire che ci possono stare alla grandissima e di conseguenza le partite vengono, noi che giochiamo uomo contro uomo è fondamentale avere anche la certezza mentale di riuscire ad arrivare a contrasto bene, a riuscire a vincere il duello, noi giochiamo prevalentemente solo di duelli, quindi se giochiamo così con questa convinzione sicuramente le altre squadre vanno molto in difficoltà con noi. Raimondo? Proprio a proposito del discorso che facevi del lavoro del mister, no? Della convinzione, di quello che vi trasmette, ecco, quanto è importante nell'evoluzione del campionato, già dal periodo delle 5 sconfitte, il lavoro mentale che lui fa sul gruppo ma su ognuno di voi, perché poi su ognuno credo che lavori singolarmente a seconda di quello che ho bisogno del momento. Ma io penso che nel calcio di adesso l'aspetto mentale deve essere curato come l'aspetto fisico, l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico. Penso che sia allo stesso livello, se non più importante. Di conseguenza il mister è molto bravo in quello, nella gestione mentale nostra, a continuare a darci fiducia, a trasmetterci la sua consapevolezza e la sua convinzione, il suo progetto tecnico. Quindi da quel punto di vista sta facendo un gran lavoro. Altre domande? Io una, sì, credo. L'Alessandra è sempre, passa una squadra sul piano fisico spesso inferiore agli avversari. Lei sente di essere un passello importante per questa squadra, anche per la sua stanza fisica, per il fatto che può dare a livello fisico di forza qualcosa in più a questa squadra? Sì, sì, ma non sono convinto che sia che sull'aspetto fisico pecchiamo, perché se guardiamo le ultime partite, noi di duelli non so quante squadre ci stanno dietro se giochiamo con questa forza fisica. Sicuramente io gioco, ho una forza fisica importante, di conseguenza cerco di dare il massimo affinché le mie qualità vengano usufruite al massimo dalla squadra, quindi questo sì. Però secondo me la squadra ha forza fisica e ha un atteggiamento proprio mentale di aggressione che ci porta a fare grandi partite proprio su, anche su questo punto di vista. Ok, a posto così, grazie.